Bene. Siamo qui, sì. Posso iniziare? Puoi iniziare quando vuoi, benvenuti a tutti. Allora, le pratiche del Presidente. Numero 1, approvazione accordo e Assessore Giampedrone. Approvazione accordo tra Regione Liguria e Regione Emilia Romagna per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione in materia di infrastrutture e politiche ambientali. Numero 2. Adesione all'iniziativa di interesse regionale promossa dal Conservatore di Musica Nicolò Pallognini, sede dell'articolo 5, legge 21 dell'86, per euro 2.294. Numero 3. Concessione del patrocinio di quel luogo della Regione Liguria ad iniziative varie. Numero 4. Fusione per incorporazione della Fondazione Federcommissaria Brigno nella Fondazione Conservatorio Nostra Signora degli Uffizi e Opere di Rimini. Numero 5. Avviso pubblico per la nomina dell'amministratore unico dell'azienda regionale territoriale per edilizia arte di Savona. Numero 10. Presidente e Vicepresidente. Presa data approvazione bilancio di esercizio 2016. Dell'ASPI Istituto Trinchieri di Albenga, Savona. Numero 11, Presidente e Assessore Mai, deliberazione 19 del 2017 e numero 39 del Consiglio dell'Ente Parco delle Alpi Ligure concernente il bilancio di esercizio 2015, determinazioni conseguenti. Poi la numero 12, la numero 13 e la numero 14, a firma congiunta Presidente e Vicepresidente, riguarda l'approvazione del bilancio di previsione dell'IRS San Martino East, l'altra invece riguarda sempre il bilancio di previsione della Trai Genovese e la 14 invece riguarda l'Istituto Giannina Gasini. Numero 15, Presidente e Vicepresidente, all'approvazione del bilancio di esercizio 2016 dell'Ente Ospedale Galliera. Numero invece 16 è l'approvazione del bilancio di previsione 2017 dell'ASL 5 Spezzizio, la firma congiunta col Vicepresidente. Le pratiche del Vicepresidente, numero 17, approvazione e relazioni illustrative e obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale, annualità 2014, 15 e 16. Numero 18, delibera 367 del 2017, finanziamento attività urgenti previste da quante leggi e convenzioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema sanitario ligure. Anno 2017, integrazione, accantonamenti e rettifica quadro economico complessivo. Numero 19, approvazione e procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di attività per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per la partecipazione e ascolto dei minorenni. Sì, questo è già il titolo, comunque definisce l'ambito di competenza di questa delibera. È un procedimento ad evidenza pubblica per il coinvolgimento del terzo settore su un fronte che magari se ne parla poco, ma è fondamentale perché è il coinvolgimento dei minorenni alla vita anche istituzionale. L'idea è anche quella del Consiglio Comunale dei Bambini, che vedono anche un diretto coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e delle scuole e dei bambini in progetti di avvicinamento dei bimbi alla vita democratica del paese. Io credo molto in questo tipo di iniziativa che vede appunto in prima linea il mondo dell'associazionismo che attraverso questa partecipazione al procedimento di evidenza pubblica può sicuramente sviluppare interessanti progetti sui territori. Poi, le pratiche dell'assessore Berrino, numero 20 e 21, sono autorizzazione all'utilizzo della denominazione del logo IAT ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 del 2006 ai comuni di Prelà e l'altra invece riguarda il comune di La Spezia. Numero 22. Progetto i borghi eccellenti, identità, culture, tradizioni popolari, rimodulazione interventi. Invece poi una variazione progettuale, approvazione di variazione progettuale del comune di Bagnate, ai sensi della DGR 132 del 2015. Sì, una rimodulazione. Pratiche dell'assessore Cavo, numero 23,
legge 64 del 2001, decreto legislativo 40 del 2017, approvazione dei criteri per l'assegnazione del punteggio regionale e disposizioni inerenti valutazione dei progetti di servizio civile di competenza regionale per l'anno 2017. Sì, no, questa è una delibera, credo che dia un segnale importante perché andiamo a definire i criteri con cui si assegnano i punteggi nel bando per il servizio civile per gli enti iscritti a quello regionale. E dei 13 punti che ci competono, tre li diamo agli enti che hanno fatto un bilancio delle competenze individuali e delle esperienze dei ragazzi, ma 10, che sono un grosso, diamo il privilegio per chi sceglie, che per chi presenta progetti di protezione civile e salvaguardia del territorio, quindi collegato a tutto il ragionamento che vogliamo fare di avvicinamento ai giovani alla sensibilizzazione per il nostro territorio. Poi il numero 24, sempre dell'assessore Cavo, approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 5,2 bis del lettera D del decreto legge 93 del 2013. E questi sono fondi nazionali, quindi sono vincolati nella destinazione. Abbiamo scelto questi 180.000 euro complessivi di destinarne 80.000 per nuovi centri di violenza, 100.000 per nuove case rifugio, visto l'onere maggiore che si ha evidentemente di realizzare una casa rifugio. Tra i criteri di privilegio ovviamente andiamo a coprire quei territori che sono in questo momento scoperti e privilegiamo esperienze e associazioni enti che abbiano già un'esperienza pregressa. La pratica dell'assessore Mai, numero 25, proposta di riconoscimento del carattere di eccezionalità della graminata verificata il 24 luglio 2017 nelle province di Imperia, indicazione territorio, specificazione civo provvidente, quantificazione danno. Sì, il 24 luglio di questo anno c'è stata una violenta grandinata che ha colpito particolarmente comuni di Imperia, della provincia di Imperia, particolarmente la Val Impera, Val Maro, ha danneggiato in particolare le produzioni olivicole e vitivinicole, ma anche orticole, ad esempio i fagioli. Gli ispettorati sono usciti più volte a fare delle verifiche. È vero che sono passati quasi 2 mesi, perché comunque la norma ci riconosce 60 giorni per il riconoscimento appunto dello stato dei danni occorsi sul territorio, però bisogna dire che non era possibile valutare i singoli danni nell'immediato, era necessario, specie per le produzioni vitivinicole, valutare dopo diverse settimane quello che era accaduto. Alcuni giorni fa è stata chiusa questa procedura, si è raggiunta e superata la soglia del 30% della produzione lorda vendibile sul territorio e quindi ci sono i requisiti per il riconoscimento. Quindi attraverso questa giunta, attraverso questa delibera, noi chiediamo al governo di riconoscere questa procedura, questa calamità naturale, e dentro 30 giorni dovrebbe esprimersi. Noi abbiamo anche dei fondi che sono messi sono previsti dal piano di sviluppo rurale, però a questi fondi per il ripristino delle produzioni danneggiate è necessario il riconoscimento formale da parte dello Stato. I comuni interessati da questa pratica sono i comuni di Aurigo, Borgomaro, Cesio, Caravonica, Chiusanico, Lucinasco, Chiusavecchia, Prelà, Pieve di Teco e Pornassio. Quindi noi ora inviamo questa pratica, siamo entro il limite di legge e attendiamo il riconoscimento da parte del governo. Le pratiche dell'assessore Scaiola, numero 26, comune di Arenzano, approvazione piano urbanistico comunale, sensi dell'articolo 38 della legge 36 e contestuale approvazione di varianti al CCT. Sì, approviamo il piano urbanistico del comune di Arenzano, anticipo già la pratica successiva che è il comune di Celle Ligure, che fa quella che tecnicamente viene definita una variante generale, che sarebbe praticamente un PUC nuovo. Stiamo cercando di portare più comuni a terminare i propri piani urbanistici comunali, perché più comuni hanno il PUC, più vuol dire che c'è una politica urbanistica concordata, di riqualificazione, di messa in sicurezza del territorio, di intervento nella riqualificazione urbana.
sono PUC che in base ai nuovi standard urbanistici che abbiamo approvato recentemente e che stiamo portando in giro sul territorio, prevedono ovviamente più qualità che quantità, intervento di messa in sicurezza, più aree verdi e riqualificazione urbana. Sono quindi possibilità per i comuni di dotarsi di strumenti che siano anche più come dire, moderni, che comprendano una pianificazione più legata a quelle che sono le esigenze del territorio e non cose che succedono in passato dove c'è un po' di disordine, insomma, questo termine. Quindi portiamo Arezzano, che è un PUC molto importante, portiamo Celle Ligure, che lo hanno praticamente rifatto un po' stravolto, concordato ovviamente con la regione. Questo è secondo me un bel risultato, proprio perché è fondamentale che tutti i comuni, soprattutto i piccoli, arrivino ad avere il piano urbanistico. Noi stiamo facendo anche un lavoro di affiancamento per i comuni più piccoli, quelli sotto i 2.500 abitanti, perché da soli, come anche il tuo comune, avrebbero difficoltà anche tecniche, quindi magari rinuncerebbero al PUC, rimarrebbero quei vecchi PRG che sono veramente ormai un'urbanistica PDF medievale, esatto, non se ne può più per mille ragioni, quindi li stiamo affiancando e devo dire che i risultati sono ottimi, molto buoni. Quindi la 27 già, che riguarda già anticipata dall'assessore, la numero 28 invece conferenza di servizi relativa all'approvazione variante al PUC e al PDCP del comune di Albissola. Quella pratica, Presidente, che ovviamente anche tu in prima persona hai seguito, per una pratica importante, una pratica che è partita dal lontano 2014 e in questi ultimi 2 anni noi abbiamo dato una forte accelerata insieme ovviamente all'amministrazione comunale di Albissola Superiore per la creazione finalmente di questo parco ludico sportivo in località Riespina, quindi proprio ad Albissola Superiore, che avrà anche da un punto di vista non solo di riqualificazione urbana, perché mette a posto una zona che altrimenti sarebbe abbastanza individualizzata, ma soprattutto diventerà un riferimento turistico, ambizione che diventi proprio un riferimento turistico nazionale. Ci sarà un importante intervento di apporto e movimentazione di terre con rocce da scavo provenienti anche dalle opere del Terzo Valico, di diverse opere pubbliche che verranno riqualificate in quell'area. Non mi sto a dilungare nelle diverse parti che comprende questo intervento, ma è sicuramente uno degli aspetti importanti, proprio per avrà una valenza sovraregionale proprio in considerazione di una serie di caratteristiche che lo occorranno sicuramente come riferimento da regione. È un bel investimento. Benissimo. Poi una proposta al Consiglio. Adesso deve rifare tutto il via basso. No, credo proprio. No, assolutamente. Finito. Se no, si fa la conferenza dei servizi, finito si fa. Evviva! Sì, assolutamente. Infatti lo dicevo in quel senso lì, evviva, perché si è stato in consiglio, ora in giunta, l'ultimo passaggio in giunta. Ora il consiglio è passato. Sì, il consiglio è passato, toccava l'ultimo passaggio in giunta, ora l'iter è finito. E ora è calcio. Allora, la numero 29, una proposta al Consiglio di atto amministrativo, firma congiunta Assessore Mai e Presidente, proposta al Consiglio regionale di modifica dello statuto dell'Istituto regionale per la floricoltura, ai sensi dell'articolo 10,1 della legge regionale 39 del 2006. Sì, qui portano solamente una semplice modifica che prevede, nel caso in cui un ente pubblico, perché comunque l'IRF bisogna dire che al suo interno diverse anime, ci sono rappresentanze del pubblico, quindi comuni, ci sono cooperative, ci sono associazioni, ci sono diverse anime. Quindi ognuno paga una quota. Nel caso in cui un ente pubblico, una società cooperativa, un'associazione di operatori florovivaistici, dopo essere uscita dall'assemblea, aver formalizzato il recesso appunto dall'IRF ed intenda nuovamente aderire, non ha più l'obbligo di versare la quota precedentemente versata, quindi alla prima iscrizione. Questa è una semplificazione, un andare incontro verso molte associazioni che non dispongono di cifre di denaro sufficienti neanche per la propria sopravvivenza, quindi per prendere tutto il tessuto produttivo e quindi renderlo partecipe di questo istituto che per noi diventa strategico per la floricoltura, abbiamo cercato tra tutti di stimolarli in questo modo. Bene. Poi
un disegno di legge dell'assessore Berrino, numero 30, modifica la legge regionale 7 del 1 aprile 2014, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici. Sì, l'adeguamento alla normativa nazionale della normativa regionale sulle agenzie con l'obbligatorietà di essere assicurati e di una sede visibile. Poi, una pratica fuori sacco del Presidente, modifica convenzione con ARPA per assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81 del 2008 relativamente al servizio di prevenzione e protezione, approvata con deliberazione 632 del 2017. E poi ci sono le pratiche riservate. Evviva! Signore, riservato, scoppiamo tutto. Molto bene. Hanno buona pubblicità, volevo dire. Punti, fai una buona pubblicità. No, infatti, vedi che ha capito. Ma magari bisogna che hai capito.